Siamo abituati a vedere gli effetti delle migrazioni, i barconi, la ressa, il filo spinato. Poche volte ci occupiamo delle cause, le guerre certo, ma anche la disperazione di non poter sfamare sé e i propri figli. Queste immagini arrivano dall'Etiopia, la terra arsa dal sole e il bestiame che vaga alla ricerca di cibo. Dal 50 al 90% delle colture sono andate perdute, calcola l'ONU. Colpa di un fenomeno naturale, il Niño, e probabilmente del riscaldamento globale, imputabile questo ai paesi industrializzati. Tiziana Pigozzo è una volontaria trentina del Centro Aiuti per l'Etiopia. Senza l'acqua non hanno potuto diciamo, coltivare nulla, il bestiame muore, per via del fatto appunto della siccità. Siccità che sta compromettendo la sopravvivenza di oltre 10 milioni di persone, persone che i paesi europei un giorno respingeranno perché migranti economici. Ed è dunque fondamentale il lavoro sul campo in Etiopia con raccolta fondi per l'acquisto di viveri e adozione a distanza. Tutte le informazioni sono sul loro sito internet. L'adozione a distanza diventa, come dire, il mezzo più efficace per poter garantire un futuro ai bambini nel loro stato di nascita. 42.000 le adozioni attivate in Italia dal Centro Aiuti per l'Etiopia, ma i bambini a rischio per l'ultima siccità, la più grave degli ultimi 30 anni, sono molti, molti di più. 30 anni fa c'era stata una mobilitazione generale, quest'anno invece questa notizia sta passando nel silenzio purtroppo e quindi noi cerchiamo di fare un appello in tutti i modi per dare un futuro a queste persone.